Hey guys, welcome to the channel. If you want to see and hear my learning progress with Italian based on real numbers and also see me speaking, keep watching. Andiamo! My name is Dustin. I'm an IT project manager from Germany, and on this channel we create content that helps us to be more productive, to learn new things, especially languages, and to live a happier and more fulfilling life. Today I want to show you my progress of learning Italian over the last 1.5 years. To help you to set realistic expectations and to not get demotivated. Often others claim you can learn a language in 7 days or something. And yeah, you can definitely learn a lot in a short time span, but to really get fluent, it takes time. That's okay, and therefore I will show you in detail what I have done so far and how much time I have spent and where I am right now, of course. After I have given you an overview about what's to come, I will switch for the rest of the video to Italian. There will be English subtitles available, of course. I just wrote down some bullet points and I will try to speak freely to not distort my real level of Italian. First, we will have a look at the hours I've spent exactly, because I track my time meticulously. By the way, if you are interested in how I learned French based on real numbers and data, I also made a video about that and I will link it here. Then we will review the progress I have made on the goals I have set for myself. Further, based on all that, we will conclude which level I have achieved by now in the core competencies like writing, speaking, listening and reading. Last but not least, I want to show you the next steps in my Italian language learning journey. So the next milestones I want to tackle. È il mio primo tempo che sto parlando l'italiano in un video. Sono molto nervoso. Adesso parlo italiano. Cominciamo. Ore spese per imparare l'italiano. 108 ore. Ho studiato 108 ore in 2021 e ho dei grafici dove si può vedere come la quantità di ore aumentata lentamente. Devo guardare. In febbraio ho studiato per 2 ore, o un po' più di 2 ore, e in dicembre ho ancora studiato per più di 23 ore. Sì. In 2022 ho studiato per 213 ore e attualmente sono a circa 50-60 ore al mese. In totale c'è 321 ore. Sì, molto tempo, ma che cosa ho fatto in questo tempo? E questa è la prossima cosa. Revisione degli obiettivi. Primo, Lingo Legend. Sto provando Lingo Legend per la mia serie di giochi su per l'apprendimento delle lingue. Italki Sessions. Ho cominciato a parlare l'italiano in gennaio e ora ho fatto 23 lezioni su Italki per un'ora. Un'ora di lezioni. Un'ora a lezioni? Non lo so. Busu, ho imparato tutte le lezioni e anche fatto tutte l'esame per i livelli A1, A2, B1 e in questo momento sto facendo B2. Language transfer o language transfer. Ho anche cominciato
ad ascoltare Language Transfer per italiano debuttante. Mi piace molto e ho fatto il link, ho usato il link, ho un streak per 214, no, 240, 240 giorni, sì, sì, ho letto tante lezioni e ho ascoltato tante lezioni, come sempre quando imparo una lingua. Drops, sto imparando vocabolario con Drops, ma attualmente non è più così utile e non lo so, ma era il mio primo esercizio per imparare l'italiano e penso che sia una buona idea di usare un'applicazione come Drops per cominciare con una lingua e per imparare un po' di vocabolario. Ma in questo momento ci sono tante vocabolario, non lo so, chi non è molto utile. Che cos'altro? Coffee Break Italian. Sto ascoltando Coffee Break Italian per tutto l'episodio Coffee Break Italian. Sì. Qualcos'altro? Speakly. Lavoro verso A1 e ho già740 parole imparate su 900. Sì. Easy Italian. Ho importate tutti i video sul link di Easy Italian e sì, prima leggo i sottotitoli e poi guardo i video. Parlare. Posso fare conversazioni semplici, ma faccio ancora molti errori e anche difficile avere discussioni su soggetto più complesso sono molto meno stressato quando devo parlare l'italiano. Perché ho ancora parlato da 23 ore e sì, mi piace molto ma non sono qui, non sono allo stesso livello che il mio francese con il mio italiano, sì. Leggere. Sto leggendo ogni giorno e posso capire tante cose e mi piace molto leggere e ma finora mi sono concentrato su testi specialmente per gli studenti e voglio cambiare un po'. Ascoltare. Ho ascoltato un sacco di contenuti sul link, per esempio le storie mini o le storie piccole ho anche ascoltato guardato i video su YouTube di Easy Italian e riesco a capire molte cose e penso che sono pronto per il livello successivo. Scrivere, non ho fatto molto,
Anche con italiano è il mio punto debole, come in tutte le mie altre lingue. Ancora tanto lavoro da fare. Per esempio, ci sono tanti obiettivi che voglio raggiungere. Per esempio, tutti i contenuti di Speakly e anche Busuu e ascoltare e leggere con link di più. E sì, ci sono tante cose ad imparare, anche per guardare una serie su Netflix, per esempio, penso che c'è ancora difficile, ma posso, mo, ma devo provando a farlo. Sì, ma in generale andando avanti e continuerò a lavorare sui miei obiettivi. Sì. Sì, ma ci sono tante cose interessanti. E mi piace molto la lingua italiana. E sì, non posso aspettare di raggiungere un livello come con il francese. I hope that I could encourage you to learn a foreign language and to trust in yourself doing it. I know you can learn any language out there. It's just a matter of time you spend and confidence in yourself. If I can do it, anyone can do it. I would really like to read in the comments which languages or what language you are currently learning and what things you find the hardest. With what can I help you? Which videos can I produce to help you out on your path to mastering a foreign language? If you like this video and you want to build up a consistent routine and the right habits to learn a foreign language, my language learning review of 2021 might be something for you. Want to see how I learned French? I got also a video for you. Also, make sure to leave me a like and a subscription to the channel. And to not miss anything going forward, click on the notification bell. Thank you very much for watching and see you the next time.